Pronta, ci appropriamo di tutto ciò che era nostro, no? Tutte le firme precedenti fatte per il nome giuridico vengono sostanzialmente come annullate, no? Quindi se abbiamo Scritto. fatto. Ok. Ad Ma oggi se... c'è scritto. Perfetto. Nel caso in cui però in seguito, una volta fatto comunque tutta la procedura, per una questione solo di comodità, utilizziamo anche la funzione giuridica, quindi il nome giuridico, e firmiamo, appostiamo delle firme normalmente. In quel caso siamo noi a scegliere quale è praticamente valido e quale no, sostanzialmente, dei contratti formali. Assolutamente, per un motivo, perché se come era stato diciamo, disposto da Ether nei 3 mesi successivi alla preclusione con i SIVAT nazionali avessero restituito a tutti il valore, perché Ether aveva lasciato un documento che erano i SIVAT che dovevano essere restituiti in ogni paesi dei 194 preclusi e pignorati per la ridistribuzione del valore, quindi dei 10 miliardi, subito, immediatamente, nei primi 3 mesi. Avere qualcosa alla posta, ok? Però oggi nessuno dei documenti della sovranità, non soltanto questo, ma nessuno viene accettato, perché? Perché entri nel sistema corporativo, no? E loro hanno le loro regole. Quindi te in realtà non sei in disonore perché in qualche modo utilizzi la tua funzione giuridica, sei in realtà costretto, quindi in realtà questa tua costrizione è pregiudizio per loro. Quindi non c'è nessun problema se tu adesso, ripeto, è il momento di mediare, è il momento di pigiare anche l'acceleratore. C'è il momento di consegnarvi questi documenti, ok? Io te li consegno, pure che ti devo dare la carta d'identità, io te lo consegno uguale il documento, perché tu ce l'hai agli atti. Anzi, mi fai un favore, mi dici che non è vero? Guarda, visto che te lo consegno, me lo computi, mi dici che non è vero? Vedrai che non ti fermano più proprio. Non ti fermano proprio più. Ok? Ho risposto alla tua domanda, Michael. Grazie.